Dopo la sconfitta all'esordio stagionale sul campo del Messina Volley, la Saracena Volley tornerà in campo domani alle ore 18 per la prima gara tra le mura amiche, ospitando il Trinisi di Giammolo di Pace del Mela. La gara di domenica scorsa al Paralicifina per le atlete del presidente Luca Leone è stato un test positivo, anche se condizionato dall'infortunio di Patrizia Pagano nel corso del primo set, l'unico vinto dalle giocatrici tirreniche. Nel prossimo impegno la Saracena Volley è attesa ad un pronto riscatto per dare un segnale positivo per il prosieguo del campionato. È fondamentale, ha detto il presidente Leone, archiviare la sconfitta e proiettarsi subito alla prossima partita. Siamo certi che il gruppo saprà reagire anche se è composto da atlete molto giovani. Siamo comunque soddisfatti della grinta messa in campo. Sappiamo che questa stagione sarà per noi difficile, ma sono sicuro che partita dopo partita la squadra crescerà e riusciremo a prenderci anche delle belle soddisfazioni. Per la Saracena Volley non sarà una gara da sottovalutare. Il Trinisi è reduce dalla sconfitta casalinga contro il Sant'Agata Volley per 3-0 e punterà a cercare riscatto sul campo di Brolo. Domani siederà in panchina ma non prenderà parte alla gara Patrizia Pagano, che dovrà stare ferma per circa un mese a causa di un risentimento muscolare.